Salve, siamo a Piancastagnaio per farvi vedere il suo carnevale. Siamo nella contrada Castello. Venite. Quanta bella storia che abbiamo qua. Guardate, andiamo a scovare la contrada di Castello. Salve, salve, salve. Andiamo a intervistare una maschera molto curiosa. Scusi lei, dimmi tu. Ma da cosa è mascherato? Mascherato, io non mi vedo mascherato. E infatti chiedevo i nostri amici con telespettatori. Nostri amici, con tutto orgoglio, con gli amici e tutto quanto. In presentazione di Castello, celebrazione di tutto. La bene. E devo andare via perché ho altri impegni. Giusto. Grazie. Grazie. Salve. Lei è? Braccio di ferro. Bruno Vespa, a proposito, le volevo far vedere il mio ultimo libro che troverà in edicola. Vespa, e abbiamo La Figa dal patto alla crisi e oltre, è molto autobiografico. Se lo vuole comprare, le immagini sono adatte anche a un pubblico piccolo, diciamo. Comunque, bravi, complimenti, è la meglio maschera che ho visto. Grazie, anche lei è bellissima. Complimenti. Salve, salve, salve. Chi è la cuoca? Siamo noi le cuoche. Allora, abbiamo qua le cuoche di Castello. Allora, cosa abbiamo preparato per questa cena di carnevale? Chi è la portavoce delle cuoche? Almeno Susanna. Allora, abbiamo preparato tortellini alla panna, un bel antipasto, anche per i vegetariani, con la frutta, bello misto. Quindi un differenziato, via, sì, abbiamo accontentato tutti i gusti. Tutti. Poi ora abbiamo l'aresta ai funghi. Delle belle, ecco, infatti ci chiedevamo che vedevamo tutto questo, proprio casarecci, tutti i fiocchettini fatti oggi da queste donne meravigliose, buonissimi, freschissimi, potete assaggiare. Sì, senz'altro. Ecco. Un goccino di bollicina e così passa il carnevale, e così festeggeremo il carnevale. Bene, allora buon proseguimento. Grazie a alle voi. Cuoche e grazie. Buon lavoro, divertitevi oltre anche a lavorare. Anche a voi. Salve. Grazie. Salve. Salve, salve. Allora siamo sempre qua in Castello. Allora chiedevamo, in Castello non si sente la crisi del petrolio o c'è problemi? No, rosso e verde. Ecco, quindi doppia scelta. Vediamo anche petroliero. Ecco, petroliero, un altro petroliere. Io cammelliere, petroliere. Lui è cammelliere, ha parcheggiato 300 cammelli nella piazza. È sentita la crisi del petrolio qui in Castello o no? È sentita, però noi abbiamo altre armi, e dalla sabbia in altro tipo di oro. Bene. Abdul, salve. Artista di Cartagine. Cesare, non me le fa le interviste, no. Salve. E i bambini cattivi a quest'ora in giro.
Salve. Allora, abbiamo cowboy, abbiamo gente nera, nera. Come va stasera? Bene, bene, tutto a posto. Previsione per la serata? Speriamo un piova. Marco Aurelio, ma Giulio Cesare? Cesare, Giulio Cesare. Qual era il tuo proposito per la serata? Ho visto un... No, loro sono un po' timidi, non hanno detto come invece vogliono concludere la serata. Che sei confidenziale, cioè... Niente. No, no, vabbè, tendevo a mettere loro due e basta. No, no. Padre? No, è morta, è la signora. È defunta, so, a rimpiazzo. Ah, è la controfigura? Sì. Bene. Salve. Vediamo anche una bella presenza femminile. Salve. Buonasera. Belle tette. Grazie, grazie. Ti potresti alzare per far notare un attimo l'impalcatura? Ora si vede tutto però. Vede? Vediamo, diciamo, più che contro luce, in contropelo. Bellissimo. Ciao! Salve! Andiamo verso la contrada Coro. Seguiteci, amici telespettatori. Entriamo. Salve! La contrada Coro, vediamo. Una buona lasagna. Come va? Bene, tutto a posto. E vediamo anche qui, c'è una fase calda senza maschera, aspetta. Senza maschera, ma dopo sarà mascherato. E com'è questo vino? Discreto, un buon vino. Buono. Come va questa cena di carnevale? Come va? Va bene, una bella cena. Vi divertite in coro? È chiaro, più da che là, più di che l'altra parte. Vabbè, dipende. Va bene. Salve. Arlecchino. Buonasera. No comment. Lei? In teoria da Trilli. Ecco. L'amica di Peter Pan. Ora Trilli, giusto? Ora sì. Salve, santità. L'anello. Non mi devi dare il 5 di Roma. Allora? Parla tutto lui per me, guarda. Quel ragazzo là. Del clero. Oppure. Come si chiama? Il segretario. Ratzinger, ce l'ho, Segretario di Stato. Avrei da consigliarle, so che lei è un uomo di cultura, il mio ultimo libro in uscita di Bruno Vespa è La Fica, dal patto alla crisi e oltre. Molto autobiografico, anche per giovani, come può vedere dalle illustrazioni, Papa. Non manca di cose esplicative che aiutano la coppia. Però me lo regala e poi se lo ripiglio. No, lo compri ne dico. Ah, lo compri ne dico, l'avevo capito, glielo regalo. Allora siamo sempre in coro. Abbiamo l'occhio in povesti. E la cena com'era? Chiamato. Vediamo che comunque qualcosa ha fatto male. Io sono Ophelia, ma nessuno lo conosce, è la sorella di Morticia. Ah, e infatti anche di là non stanno bene, effettivamente. Se fu minata la Fester, no? Non funziona. Bene, qualcuno vuole dire qualcosa? A piacere? Filippo, che sei? Salve. Salve. Queste piume ti garbano. Salve. Buonasera. Lei mi è stato spacciato come rappresentante e portavoce della Curia, della Santa Sede.
portavoce Buone Scholever. Bene. Che mi dice dei giovani d'oggi? I giovani d'oggi sono molto peccatori, devono stare più attenti di quello che, molto più attenti di quello che fanno. Io consiglierei, dal mio ultimo libro, le consiglierei, di Bruno Vespa, La Fica, dal patto alla crisi e oltre, molto autobiografico, ricco di illustrazioni e di figure che le possono in qualsiasi momento spiegare qual è il comportamento, e penso sia un aiuto per i giovani. Di queste cose ne ho viste girare molto nei nostri palazzi. La banda. Salve! Abbiamo Batman! Aspetta, fammi maschera prima. Non completo, un Batman non completo. Ora batte meglio di mano. Ora batti più di prima. Ora batto parecchio. Hai visto, c'ho anche... È difficile la vita da supereroe a piano? Guarda, è un pochino impegnativa. Qual è l'operazione che ti viene più richiesta? Io? Guarda. Sai, va la vita a certa gente, perché come fai? È a tempo pieno, in pratica. D'altra parte l'alcolismo ha avuto il sopravvento su, cioè, su forme di vita così. E quindi te ti fai, diciamo, quel baluardo della sanità. Bravo, vedi che arrivi al punto. Bene, grazie a Batman. Salve! Bene. Salutiamo la Contrada Coro. Ciao, ciao! E arrivederci. E naturalmente, con la benedizione dei nostri cardinali. E no, aspetta, mi vieni. Come si chiama? Non sa come si chiama. Georg, padre Georg. Georg, con la benedizione apposta sul nostro libro, salutiamo la Contrada Coro. Salve. Andate in pace. Grazie. Andiamo via dalla Contrada Coro in questi meandri. Ah! Che vedo! Che losco figuro! Chi è? Non parla! Salve! Che umile! Un agguato alla Repubblica, all'informazione.